E Lussemburgo è proprio al centro della capacità di fare l'amicizia e evitare queste strade. Io dirò che è una delle vostre vocazioni. Dal sud-est asiatico, con tappa in Oceania, al cuore dell'Europa, nel segno della pace. 13 giorni dopo il suo rientro dalla visita in Estremo Oriente, passa dal Lussemburgo e dal Belgio, il 46esimo viaggio apostolico di Papa Francesco. Poco prima delle 10 l'aereo è atterrato, il pontefice è stato accolto dal Granduca di Lussemburgo, Enrico, e ha assistito alla cerimonia di benvenuto. Poi il trasferimento a Palazzo Granducale per la visita di cortesia e il colloquio privato. La firma sul libro d'onore, la tutela della dignità della persona, il servizio al bene comune, il dialogo e la collaborazione internazionale, ecco cosa rende grande uno Stato, sono le parole scritte a mano dal Papa. Il primo discorso ufficiale in Lussemburgo il Papa lo fa davanti alle autorità, la società civile e il corpo diplomatico. Luogo di crocevia di vicende storiche per l'Europa, il Lussemburgo può ancora oggi diventare punto di riferimento per la pace. La pace, la quale Lussemburgo ha una storia di fare pace, è necessaria. È molto triste che oggi, in un paese dell'Europa, gli investimenti che danno più reddito sono quelli delle fabbriche delle armi. È molto triste. L'estensione del territorio o il numero dei suoi abitanti non sono un discrimine per l'influenza che uno Stato ha nel ribadire i valori di convivenza e di accoglienza, ha proseguito Francesco, che ha citato anche le parole di Giovanni Paolo II in visita in Lussemburgo 40 anni fa. La cura del creato e la fraternità sono stati poi i punti toccati dal pontefice, che ha richiamato la solidarietà tra Stati, quelli più ricchi nei confronti di quelli più poveri. Questa è una via maestra per fare in modo che diminuisca il numero di quanti sono costretti a migrare, spesso in condizioni disumane e pericolose. Il Lussemburgo, con la sua storia peculiare, con la sua altrettanto peculiare posizione geografica, sia di aiuto e di esempio nell'indicare il cammino da intraprendere per accogliere e integrare migranti e rifugiati.